In Santo Spirito si riapre la querela sulla farmacia Pitti di Piazza San Felice. Ieri un ufficiale della Corte d'Appello di Firenze ha consegnato nelle mani del farmacista Piero Pacenti, per conto della San Felice SRL, l'intimazione di sfratto per finita locazione, in cui viene pure chiesta la condanna del titolare della farmacia al pagamento delle spese legali. La lunga battaglia per salvare l'antica farmacia si riaccende e il primo a rilanciare l'allarme è Giovanni Pallanti, ex vice sindaco in Palazzo Vecchio e storico della città. Questa è una farmacia granducale perché infatti sorge da secoli in prossimità di Palazzo Pitti, che era la sede dei Granduchi di Toscana, prima dei Medici e poi dei Lorena. Nessuno pensava che si fosse in una condizione così grave per la città di Firenze, che viene mangiata giorno per giorno da una specie di imprenditorialità selvaggia che vuole tramutare questa città, ormai quasi senza cittadini, senza fiorentini, in un grande villaggio turistico. E quindi appena possono arraffano un palazzo e la prima cosa che fanno è levare di torno tutto ciò che gli dà fastidio, in questo caso la farmacia. La farmacia di Piazza San Felice è solo un esempio delle tante botteghe storiche che devono essere tutelate e che invece rischiano di scomparire dalla città. Ci vuole forza per contrastare questa invasione selvaggia di un business che è prodotto da un'imprenditoria che andrebbe studiata, esaminata. Firenze, se perde la sua identità, perde anche il suo glamour rispetto al mondo, il suo fascino rispetto al mondo. Non può essere solo ristoranti, pizzerie e B&B. Il 23 luglio l'assessore allo sviluppo economico Federico Gianassi ha convocato in comune la Palazzo San Felice SRL per parlare dello sfratto e per illustrare i vincoli apposti alla farmacia. La tutela degli esercizi storici è una priorità, assicura Gianassi.